Stiamo celebrando in questo luogo tanto caro a tutti noi, luogo dove è custodito il corpo di San Pio da Pietrelcina. Credo che la sua vita santa, il suo ministero e la sua conformità al crocifisso debbano indurci a riflettere proprio sull'esperienza dell'amore di Dio vissuta dal venerato confratello. L'amore per l'amato, l'amore dell'amato lo rese conforme all'amato stesso, come è avvenuto nella vita di San Francesco d'Assisi. Quando amiamo veramente qualcuno, diventiamo un po' simili alla persona amata, anche fisicamente. I segni della passione che egli ha portato sul suo corpo per 50 anni allora sono come il contrassegno evidente della sua somiglianza al Cristo povero e crocifisso. E quando si fa esperienza dell'amore di Dio, non si resta indifferenti verso gli altri. Non rimane chiuso in se stesso questo amore. Anzi, si avverte la necessità non solo di condurre anche i fratelli a questa esperienza, ma di viverla nella dimensione orizzontale, cioè tra di noi. L'amore di Dio e l'amore dei fratelli è il criterio per vivere e sperimentare la vera gioia. Chiediamo al Signore, per intercessione di San Pio da Pietrelcina, di saper chiedere ciò che è veramente necessario e ci realizza nella vita e per la vita, perché la nostra gioia sia piena. Sia lodato Gesù Cristo.